Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video qui sul canale di Fantapazzi. Io sono Pietro Dell'Anna. Oggi vi presenterò uno dei giocatori un pochettino più nominati in questo mercato. Ancora si deve un pochettino capire dove potrebbe andare. Un giocatore molto interessante, Matt O'Riley del Celtic. Si parla di lui, di Atalanta e Juventus. Se ne tratta anche in ottica spostamento o non spostamento, appunto, di Coop Miners. Dall'Atalanta alla Juventus eventualmente, e quindi vedremo anche un pochettino le caratteristiche che lo distinguono dal giocatore dell'Atalanta. Ma iniziamo a conoscere un pochettino questo ragazzo che viene dalla Scozia. Vediamo un po' che cosa sappiamo di lui. Eccolo qua, vi presento Matt O'Riley, giocatore del Celtic, danese, 23 anni, del 2000, alto 1,87 m, mancino, e gioca a centrocampo ovviamente, maglia numero 33. Ha fatto una stagione davvero importante quest'anno con il Celtic, anche in Champions League. Ma vediamo un pochettino le sue statistiche, lo andiamo a analizzare bene, bene, nelle sue belle statistiche, e scopriamo che queste statistiche riguardano la Champions. Lui in campionato ha segnato parecchi gol, poi lo vedremo dopo nel confronto con Coop Miners. Adesso qui vedete a reti questo zero, che chiaramente lo mette in un percentile molto basso dal punto di vista realizzativo, perché queste sono le statistiche della Champions. Per usare un metro di giudizio un po' più equo, diciamo, rispetto a quello che può essere un campionato scozzese, che magari lascia spazio a qualche cosa di più per un giocatore, no? Quindi magari potrebbe risultare un po' più forte di quello che sembra, se prendiamo le statistiche del campionato scozzese. Qui però invece stiamo parlando delle statistiche, attenzione, della Champions League, dove lui ha giocato 6 partite, e quindi vediamo un pochettino. Scopriamo appunto che è un giocatore che ha fatto parecchi assist, quindi 0,56 a partita, ed è nel 99esimo percentile in questa statistica nello specifico. Prende anche pochi cartellini, vediamo, pochi cartellini gialli, nessun cartellino rosso, e anche gli expected assist sono molto alti, i passaggi progressivi discretamente alti, ma soprattutto, attenzione, l'ultima statistica che vedete in basso, passaggi progressivi ricevuti, che vuol dire che è un giocatore che riceve la palla in profondità, quindi è un giocatore che detta il passaggio molto spesso. Quindi nel 93esimo percentile, 5,37 passaggi progressivi ricevuti, significa che detta la profondità alla squadra, aiuta la squadra a salire. Ma vediamo un pochettino, queste sono statistiche un po' più ordinarie, come leggete sopra. Andiamo a vedere le statistiche sui tiri. Vedete, non è uno che tira tanto in totale, però ha un'altissima percentuale di tiri in porta, 0,56 tiri in porta a partita. Il 75% dei tiri totali, che invece sono pochi perché sono 0,74 a partita. Il confronto è sempre con i pari ruolo, quindi parliamo di altri centrocampisti. Nel 99esimo percentile, la distanza media dei tiri è 16,9. Anche qui vediamo che tira da una distanza anche abbastanza lontana, e tira bene in porta da lontano, quindi è un giocatore con un'ottima capacità di tiro da fuori. E in questo possiamo dire che sicuramente un pochettino ricorda anche quelle che sono le doti di Theo Koop Miners. Ma vediamo un pochettino, andiamo avanti, andiamo sui passaggi. Vediamo che non è un giocatore che è molto al centro del gioco, almeno per quello che riguarda, appunto, abbiamo visto la Champions League. Non ha completato molti passaggi, sicuramente non è aiutato, sicuramente il Celtic non avrà dominato il gioco nelle partite di Champions, almeno non in tutte. Però già che se vediamo i passaggi completati brevi sono tanti, quindi è un giocatore che lavora principalmente sui passaggi brevi, meno sui passaggi lunghi, come vediamo un pochettino scendendo. Ma chiaramente, come abbiamo già detto prima, sale molto su quelli che sono gli assist e passaggi fondamentali, passaggi in area di rigore e cross in area di rigore. Quindi è un giocatore che, dopo aver dettato, diciamo, la profondità, cerca l'ultimo passaggio, è un giocatore che detta l'ultimo passaggio. Proseguiamo, vediamo nelle tipologie di passaggio, quindi è un giocatore che batte passaggi dead ball, significa che batte i corner e le punizioni, quindi passaggi da palla da fermo, e molti passaggi filtranti, tanti cross, come abbiamo detto, quindi giocando, diciamo,
spesso da mezzala si trova anche a giocare sul lato corto e quindi a crossare, a subentrare, entrare magari e arrivare sul fondo in area di rigore con le sovrapposizioni. Batte moltissimi calci d'angolo, come già detto, quindi un giocatore con una qualità anche nei corner, e in tutti e due i modi, vediamo sia convergenti che divergenti, quasi tutti diretti praticamente. E vediamo poi, proseguiamo nella capacità di creare occasioni da tiro, è altissimo. E quindi vediamo, porta la squadra spesso al tiro ed è uno dei principali giocatori ad aver portato la squadra a segnare. Quindi vediamo 99esimo percentile per gol causati, 0,56 a partita, cioè dai suoi piedi nasce un gol ogni due partite, cioè da una sua azione, che sia un dribbling, che sia un cross, che sia un'azione personale, che sia quello che volete, nasce un gol ogni due partite in Champions League. Perché queste non sono le statistiche della Scottish Premier League, ma sono le statistiche della Champions League. Quindi attenzione, sono statistiche davvero importanti e interessanti per questo ragazzo. Andiamo anche sui contrasti. Vediamo che ha un numero alto di contrasti, 2,52 per il suo ruolo, 2,59, scusate, per il suo ruolo nell'80esimo percentile, ne vince 1,48 a partita, anche qui abbastanza alto, e li vince sia nella tre quarti difensiva, nella tre quarti centrale, meno nella tre quarti offensiva, dove appunto evidentemente tendendo più ad andare fa fatica poi magari ad essere importante nel pressing offensivo. Dribbla molto, cioè contrasta molto i dribblatori, come vedete, chi tenta di dribblarlo, con una percentuale del 47,4% di dribblatori contrastati, e comunque sopra la media rispetto ai giocatori del suo ruolo. Anche sui blocchi, soprattutto sui passaggi bloccati, ha delle statistiche importanti: intercetti, salvataggi e errori 0. 0 in 6 partite di Champions League. Questo è un dato importante dal punto di vista difensivo. Andiamo a vedere appunto i dati sul numero di tocchi, quindi possesso palla, numero di tocchi. Tocca molta palla, molto la palla nell'area difensiva, quindi è stato molto utilizzato dal Celtic in quella che è l'impostazione dal basso, ma tocca tanti palloni anche in area offensiva, quindi pensate quanto è stato importante per il Celtic e nella tre quarti offensiva. Quindi come vedete va dietro, aiuta la squadra a uscire e poi parte e va nella tre quarti offensiva ad essere decisivo nelle zone gol. Questa è una cosa, un giocatore che gioca a tutto campo. Quale statistica migliore per dire che questo è un tuttocampista? Non è né un trequartista né un centrocampista. Abbiamo visto statistiche ottime anche dal punto di vista dei contrasti. Non è un centrocampista mediano, è un tuttocampista. Gioca veramente in tutte le zone del campo ed è importante. Poi abbiamo visto, ha segnato poco in Champions, ma come vedremo tra poco, ha segnato tantissimo in campionato. Quindi, un giocatore con delle capacità realizzative davvero davvero importanti. Non è un giocatore che dribbla molto, i tentativi di presa di possesso palla sono i dribbling tentati, e le prese di possesso palla riuscite sono i dribbling riusciti. Sono pochi, oggettivamente. Quindi è un giocatore che dà tanto di gamba, magari, come abbiamo visto, c'è la qualità nel passaggio, nel palleggio, magari, ma non nell'uno contro uno. Passaggi progressivi anche tanti, quindi passaggi nella ricerca appunto della profondità, quindi detto, non solo li prende, ma anche li dà. E avanza spesso palla al piede nell'ultima tre quarti, quindi è un giocatore che porta palla quando serve, e anche in area di rigore, l'82esimo percentile, quindi molto alta come statistica, come giocatori che portano palla al piede nell'area di rigore. Come passaggi progressivi ricevuti, abbiamo già detto, è alto, l'abbiamo già visto. Andiamo a vedere queste statistiche, diciamo varie. Sono cartellini gialli, appunto, abbiamo detto, ne prende pochi, commette pochi falli. E lavora bene sia sugli intercetti che sui contrasti, e rigori non ne ha avuti a disposizione in quello che è appunto la Champions League. Bene le palle recuperate, non benissimo sui, diciamo, i duelli aerei, anche se è alto, però evidentemente era un giocatore forte con questa dote in particolare. Ma andiamo a vedere quello che forse ci interessa un pochettino di più, che è il confronto appunto con Koop Meiners. Andiamo a vedere appunto, Koop Meiners ha giocato sia mezzala di sinistra, mezzala di destra, trequartista, quindi gioca da entrambe le parti. Aurili, col fatto che è un giocatore
Mancino che rientra sul sinistro, che è forte a calciare di sinistro, gioca spessissimo mezzala di destra, e quindi chiaramente gioca, lo vediamo molto più a destra, però se andiamo a vedere che lui gioca tutto da un lato, mentre con Maines spesso ha giocato, gli è capitato di giocare da entrambi i lati e di cambiare anche durante la stessa partita, possiamo dire che alla fine le posizioni occupate in campo sono molto simili, solo che chiaramente O'Reilly forse ha questo limite. E ha una grande preferenza nel giocare a destra, mentre con Miner si dava la possibilità magari di poter mettere, di si spostare da entrambi i lati del campo. Queste statistiche di confronto che facciamo adesso invece sono prese dalla Scottish Premier League, quindi vedremo adesso statistiche prese dal campionato scozzese come confronto di quelle con Miner, perché quelle con Miner le prendiamo dalla Serie A e quindi chiaramente come numero di partite ci serviva un numero di partite equivalente. Però vanno giudicate anche nell'ottica appunto del livello del campionato. Andiamo a vedere, appunto, ha giocato una media di minuti maggiore O'Reilly, ha un numero di presenze maggiore, 0 gol, 18 a 12, 18 gol chiaramente per Scottish Premier che sono tantissimi per un centrocampista, 12 gol in Serie A sono tantissimi per un centrocampista. Quindi parliamo di due giocatori entrambi con una grande capacità di tiro, come abbiamo già detto. E entrambi con una grande propensione al gol, in questo si assomigliano parecchio. Vediamo anche appunto tiri a partita sono 0,8 fuori e 0,5 per contro di 0,5 di Miners, 1,2 in porta contro di 0,6, quindi pesca tendenzialmente di più la porta Orili tendenzialmente. Rispetto appunto, tira di più in porta rispetto a Coop Miners. Vediamo anche le occasioni mancate. Coop Miners ne ha sbagliate di meno, O'Reilly ne ha sbagliate qualcuna di più, forse ne ha avuta anche qualcuna di più. Per quanto riguarda gli assist, siamo 13 a 5, quindi una quantità di assist veramente alta. Cioè, pensate ai bonus che ha avuto O'Reilly quest'anno nella Scottish Premier League: ben 18 gol e 13 assist per un centrocampista. Una cosa veramente, veramente importante. Quindi un giocatore che se dovesse arrivare in Serie A, ragazzi, può diventare veramente un giocatore importante per il fantacalcio. E proseguiamo. Grandi occasioni create, 14 a 9. Anche qui, chiaramente, i numeri vanno visti nell'ottica del livello del campionato. Quindi diciamo che le possiamo considerare come statistiche molto simili, considerando anche che O'Reilly ha giocato di più. Lanci lunghi a partita sono 2,5 contro 1,6. Cross 1,7 contro 1,2. Sicuramente O'Reilly ha questa tendenza ad andare un po' più sul fondo, a mettere spesso anche la palla in mezzo rispetto a Coop Miners, che invece rimane più in zona di regia, magari al limite dell'area e si inserisce forse un pochino di meno. Lavora sicuramente O'Reilly in questa nella statistica dei recuperi palla, intercetti e anche per quanto riguarda appunto i contrasti, sembra avere statistiche migliori. E anche dribbling riusciti, ecco, abbiamo detto che in Champions il dribbling non era molto forte, in Scozia ha avuto un numero di dribbling sicuramente non altissimo, perché è un dribbling vinto a partita, non è proprio un numero altissimo, però sicuramente sono numeri migliori rispetto a quelli che ha mostrato in Champions sull'uno contro uno, mentre Coop Miners ha un numero abbastanza basso, 0,6. Proseguiamo e vediamo appunto il numero di possessi persi con Miners meno, quindi chiaramente più diciamo pulito, meno errori per il centrocampista olandese dell'Atalanta e commette più falli nonostante recuperi meno palloni e ne subisce anche qualcosina di meno, parliamo proprio di dettagli. Per quanto riguarda i cartellini 3 contro 5, insomma, differenza minima. Quindi abbiamo visto le qualità di questo ragazzo danese che gioca nel Celtic, che ha fatto un grandissimo campionato, un giocatore che appunto ha oggettivamente statistiche simili a quelle di Coop Miners, caratteristiche simili a quelle di Coop Miners, mentre gioca forse un pochettino più a destra rispetto al giocatore dell'Atalanta, un po' più concentrato sul lato destro, avendo come preferenza importante il piede mancino e nel calciare. E come Coop Miners, gran tiro da fuori, grande rifinitura e qualche inserimento di più forse da parte di O'Reilly, che è però un po' più impreciso, forse un po' meno tatticamente, un po' meno attento, però è un giocatore sicuramente importante, dà
aspettare e da valutare se dovesse arrivare in Serie A, che sia la Juve, che sia l'Atalanta, è sicuramente un giocatore da prendere in grande considerazione per il prossimo Fantacalcio. Speriamo di esservi stati utili, ricordatevi di seguire il canale, cliccare la campanella, mettere mi piace su questo video se vi è piaciuto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!